Domenico Pettinari, doveva essere un pomeriggio per essere d'accordo su un atto che avrebbe non salvato, ma avrebbe messo basi fondamentali su questo. Per l'ospedale di Penne invece si è risultato tutt'altro. Noi siamo perfettamente d'accordo sul documento, abbiamo presentato tra l'altro una proposta di legge che è l'unico strumento giuridico per sospendere i famigerati decreti del commissario ad acta che possono salvare quindi l'ospedale di Penne. Quindi noi siamo perfettamente d'accordo sul documento. Abbiamo fatto di più. Poi c'è stato un dibattito molto acceso con l'assessore Di Matteo, certo, questo sì, perché io non posso accettare da chi ha governato fino a qualche giorno fa in giunta lezioni di come fare per salvare l'ospedale di Penne. Quando c'è stata una discussione su argomenti seri, i provocatori populistici, quelli che fanno solo populismo e non vengono a fare proposte concrete. Ho detto in questa occasione che la maggioranza di centro-sinistra, anche forte di una crisi interna sulla questione della sanità, ha messo a disposizione un percorso per vedere tutto ciò che è possibile modificare. In primis il ruolo degli ospedali periferici, nella sanità abruzzese. Quindi anche Penne e Popoli fanno parte di questa faccenda.